2. Blaise, Pascal. Pascal, 1623-1662, matematico, fisico, filosofo e teologo francese, bambino prodigio, studioso di scienze naturali e scienze applicate. I suoi primi lavori sono relativi alle scienze naturali e alle scienze applicate. Contribuì in modo significativo alla costruzione di calcolatori meccanici e allo studio dei fluidi. In pensieri dice: «Per misurare la virtù di un uomo non bisogna guardarlo nelle grandi occasioni, ma nella vita quotidiana». Commento: «Noi siamo dei solenni ripetitivi nella nostra superficialità. I maestri immateriali confermano che il divino non è nel passato e nel futuro, ma si nasconde nella vita quotidiana, perché la realtà è eterno presente».